Problemi dell'avvenire attraverso Pietro Ubaldi. Interroghiamo ancora il pensiero direttivo della vita, quale esso funziona nella realtà biologica. È un fatto che la natura non si oppone alla generazione dei deboli e dei malati. Cerca di rimediare ai loro difetti per salvarli, funziona rinforzandoli come può, ma non si oppone alla loro nascita. Lascia così venire al mondo una quantità di infelici, malati di mente e di corpo. Essa li lascia poi lottare e soffrire. Perché? Se lo scopo principale della vita fosse la selezione del più forte, qui quel fine sarebbe completamente frustrato e la natura sarebbe in contraddizione. Essa poi vediamo quanto sia saggia e benevola protettrice. Perché li lascia allora dibattersi nel dolore? Se la vita dunque così si comporta, dato che mai agisce pazzamente e non è solita fallire, ciò significa che il suo fine è un altro, che non è la selezione del più forte con l'abbandono degli altri. La natura non è partigiana e non abbandona mai nessuno. Lo scopo è la formazione della coscienza, arricchendola di tutte le possibili qualità, attraverso tutte le possibili esperienze. L'insuccesso del debole e del malato, dei vinti della vita, non può interpretarsi allora affatto una sconfitta, ma un'utile posizione di lavoro per l'acquisizione di preziose nuove qualità, dalla quale il vincitore invece, data la sua diversa posizione, è escluso. Lo scopo della vita non è dunque che in un caso particolare quello della formazione di un più forte e prepotente. Nelle grandi linee, la vita vuol creare un essere sempre più esperto, più complesso, più organico, più saggio, e ciò anche attraverso la debolezza, la sconfitta, il dolore.